incredibile come il mio corpo e la mia testa si stanno adattando giorno per giorno a questo cammino. Qui sembra non mancarmi niente. L'emozione dominante è la gioia. La stanchezza passa in secondo piano. Questi sentieri mi allontanano miglia e miglia dallo stress e dalle ansie che la nostra società drogata ci impone giornalmente. Qui tutto ha più senso. Ah, che profumo! Buenos dias a tutti! Oggi una tappa abbastanza lunghetta. Questa mattina sono uscito un po' prima del solito, c'era una persona a fianco a me che russava e quindi non sono riuscito a chiudere occhio. A Villa do Castelo non c'era un bar aperto. È già un'ora e mezza che cammino e ancora faccio colazione. Mi occorre urgentemente un caffè. Non ho neanche una goccia d'acqua. Sembra che il prossimo bar è a circa 5 km. Sto passando a circa 2 km dall'oceano da quando sono partito. Finalmente, caffè. Ho notato che qui in Portogallo, all'ingresso dei paesi, non ci sono le classiche insegne con scritto il nome del paese. Correggetemi se sto sbagliando. Ormai sono entrato in tantissimi paesi e non vedo scritto il loro nome. Oh, il primo reo. Il primo piccolo reo. Sono 3 ore che cammino. Ho fatto qualche boschetto, ma soprattutto sto passando in mezzo a questi piccoli villaggetti rurali molto molto caratteristici. Si comincia a vedere qualche piccolo reo. Si chiama Camino della Costa, ma in realtà l'oceano l'ho visto soltanto il secondo giorno per tutta la giornata. Primo giorno Porto e tutta la sua periferia, il terzo giorno sono passato in mezzo a boschi simili a questo. Oggi il tempo minaccia come sempre pioggia, ma fino ad ora non sta piovendo per fortuna. Il clima non è stato mai troppo freddo durante la giornata. Le temperature scendono di parecchio la sera. Alla fine di questa tappa arriverò nel paese di Caminia, se non erro. Lì bisogna imbarcarsi per superare il fiume e a quel punto sarò in Spagna. Poi tra 2 o 3 giorni, devo rifare un po' di calcoli, arriverò a Redondela e lì si uniranno il Cammino della Costa e quello centrale. E sicuramente a quel punto ci saranno molti più pellegrini in giro. Una cosa che ho notato in questi 4 giorni di cammino è che le persone qui stanno molto sulle loro. Sembrano quasi non voler essere disturbate. Io sono uno di quelli, devo dire la verità. Spero di riuscire a camminare da solo fino alla fine. Magari farò 2 chiacchiere con delle persone, farò alcuni tratti insieme. Niente di più. Mi sento benissimo così.
Sono 4 giorni che cammino, non ho ancora assistito né a un'alba né un tramonto al cammino di Santiago, e chi l'ha fatto sa di cosa parlo. Da questo ponte io praticamente ho sbagliato, ho seguito il fiume in giù, non avevo visto questo segnale che comunque è ben presente. Mi sono fatto tra andata e ritorno almeno 1 chilometro. Ha ricominciato a piovere. Oggi è il 4º giorno di cammino, ho accumulato più o meno 100 chilometri, comincio ad accusare la stanchezza, complice anche questo meteo così instabile, ci sono parecchi sali e scendi e il percorso è abbastanza accidentato. Meglio lasciarsi andare in discesa. Questo è un mulino. Lui è Michele, è un ragazzo pugliese di San Giovanni Rotondo. Ha una pizzeria là, eh? Come si chiama la pizzeria? Buon naso, buona pizza, ricordatelo. È fatta 30 chilometri, siamo andati a palla come dei fulmini. Siamo arrivati a Caminia, oltre 30 chilometri fatti. Domani mattina prenderemo un'imbarcazione e raggiungeremo l'altra sponda del fiume Minio e finalmente saremo in Spagna. Fino ad ora in questo paesetto sembra che c'è poco da vedere, magari poi faccio un giro più in giù. Un altro italiano incontrato sul cammino, Agostino da Roma. Movie.